Ciao a tutti, sono Martina della Samovar Viaggi. Adesso vi farò vedere come ricaricare la propria QuizCard. Basta recarsi davanti a questi punti di attivazione che servono anche per ricaricare. È molto semplice, basta cliccare su tocca qui e poggiare sul lettore la nostra QuizCard. Il dispositivo ci fa vedere il nostro saldo a debito, che in teoria dovrebbe essere addebitato sulla nostra carta di credito precedentemente collegata alla nostra QuizCard. Se invece vogliamo diminuire il nostro debito, occorre far una ricarica in contanti sulla QuizCard. Per esempio, proviamo a ricaricare di 20 euro. Facciamo un clic sul deposito. Selezioniamo la valuta. Adesso il nostro debito attuale è di 348,81. Vediamo se diminuisce. In questo caso ci dice che abbiamo inserito 20 euro e confermiamo. Vedete, il nostro debito, nuovo debito, adesso è di 328. Se non facciamo ulteriori ricariche, il nostro saldo a debito, che verrà appunto addebitato sulla carta di credito precedentemente associata, sarà di 328. Se faremo un'ulteriore ricarica di, per esempio, 328,81, il nostro saldo a debito sarà di 0. Clicchiamo su fine e il dispositivo ci dà la ricevuta.